closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your head down. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la fotografia. Oggi è una giornata particolarmente calda. Ho scelto un orario un po' critico, sono le 12:40 in questo momento, e ho preso una strada di campagna perché oggi vorrei fotografare con tanta foschia. Siamo oltre la metà di giugno, la temperatura è intorno ai 34 gradi e vorrei fotografare appunto con effetto foschia, però più che effetto, proprio con la foschia, cercando di realizzare quei soggetti che spesso ci viene detto che non dobbiamo fotografare perché c'è la foschia, perché la foschia abbassa la definizione, appiattisce tutto, spegne la tridimensionalità delle foto. Ma è proprio qui che invece io volevo puntare il dito, perché è solo così che si riesce non solo a creare l'esperienza, ma a scoprire delle situazioni che possono essere giocate a nostro favore. Ora sono su una strada di campagna dove non c'è un'anima, piena di buche. È già la seconda volta che mi tocca sotto la macchina e qui ce n'è una di buca incredibile, voglio farvela vedere, vediamo se ci riesco. Guardate qua. Ecco, guardate, 3 centimetri da terra, altri 20 centimetri più avanti e toccherà. Allora, mi sono fermato su questa strada di campagna per farvi vedere una cosa. Innanzitutto, la spettacolarità di questa stradina, desolata, isolata e desolata. Ci troviamo alla metà di giugno. E poi voglio farvi vedere una vegetazione incredibilmente rigogliosa, nonostante questa non sia una zona molto molto ricca d'acqua. Guardate là, quel boschetto, quella macchia fittissima, credo quasi impenetrabile, e lì dietro c'è uno dei monti più belli che noi abbiamo in questa zona, che è il Monte Soratte. Lì siamo a quasi 700 metri sul livello del mare e qui saremmo intorno ai 100-150 metri sul livello del mare. È intrigante, è affascinante, proprio perché qui non c'è nessuno, non c'è nessun suono, nessun rumore. Neanche le cicale ci sono oggi. In queste condizioni di luce abbiamo un cielo incredibilmente piatto, è tutto velato e quindi appiattisce anche le ombre, appiattisce anche i contrasti. Una situazione complicata, ma che oggi facciamo giocare a nostro favore. Restate con me. Importante con questa luce, è importante sempre, ma con questa luce in particolare è importante mettere il paraluce, perché questo ci protegge dai tanti riflessi che arrivano dalla terra, in questo caso una terra bianca, quindi riflette moltissimo, dal colore dell'erba secca, da questo oro che riflette tantissimo, e questo inganna anche l'esposimetro, quindi dobbiamo fare sempre molta attenzione. Allora, questa è l'inquadratura che voglio fare, siamo sempre a F11 e voi vi chiederete perché sempre F11, perché F11 è, diciamo, il diaframma più adatto per fotografare il paesaggio, perché ci dà più profondità di campo. Allora, vediamo dov'è il punto di messa a fuoco, anzi, prima facciamo l'inquadratura, che dovrebbe essere pressappoco questa. Ecco, come vedete io ho sbilanciato la strada per non metterla proprio al centro e questo mi dà più profondità, mi guida l'occhio in quella direzione lì, vedete? Ecco, il diaframma abbiamo detto è F11, il tempo di scatto è addirittura 125esimo di secondo. Il punto di messa a fuoco in questo caso lo sposto un po' più indietro, proprio perché voglio avere un po' più di nitidezza davanti. Che vuol dire? Vuol dire che quando io scatto con questo obiettivo nella focale massima, cioè 55 mm,
circa 80 mm nel formato full frame, quindi è già un piccolo tele, un teleobiettivo. La profondità di campo si riduce ed è bene spostare la nitidezza nella parte più vicina all'obiettivo, quella che noi abbiamo davanti, piuttosto che in lontananza, perché in quel caso non la vedremo, non la noteremo, ma noteremo qui davanti invece la scarsa nitidezza dovuta alla scarsa profondità di campo. Quindi la messa a fuoco andrà qui in questo punto. Come vi avevo detto, adesso voglio andare più a monte e vedere cosa c'è. E magari più avanti mi faccio un altro scatto sempre su questa stradina. Restate con me. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. Allora ragazzi, mi sono fermato per farvi vedere dove mi trovo. Mi trovo in una campagna antica dove anticamente, ma anticamente non è che bisogna andare dal 500 al 600, anche a 40 anni fa, 50 anni fa, quando nelle campagne si piantavano non soltanto le produzioni agricole, ma anche gli alberi per il sostentamento. Ad esempio, guardate qua, qui abbiamo un melo cotogno. Questo è il frutto, piccolissimo ovviamente, perché deve ancora formarsi per bene. Questo si maturerà in ottobre, in autunno. Guardate quante ce ne sono. E poi ci sono anche delle mummie su in alto, ovvero i frutti dello scorso anno che sono rimasti attaccati di... Ah, ecco, vedete? E potete notare la differenza tra quello e il frutto di questa stagione. E poi si trovavano tanti alberi da frutto nelle campagne, le mele, i cachi, le pere, le prugne. Guardate che belli. Durante il periodo primavera, estate, autunno, questi frutti davano un bel sostentamento ai contadini che lavoravano nelle campagne. Allora non ho trovato un granché, però, inteso come frutti, però ho trovato un fiore meraviglioso. Guardate che belli. E poi guardate questa avena selvatica. Ecco, io qualche minuto lo dedicherei a fare qualche scatto di macrofotografia lì. Venite con me, monto il 55 micronicor e ci facciamo subito quello scatto. A tra poco. Allora, farò questa inquadratura su questo fiore molto bello. Bello quando è verde, perché in primavera ha tutte sfumature vicino all'oro e al viola. Adesso ovviamente sta sfiorendo, si sta seccando e è tutto in oro. Allora, in questa inquadratura cercherò di usare una profondità di campo molto bassa. Per cercare di sfocare un po' tutto il resto, quello che c'è dopo e quello che c'è prima. Oltretutto, tenere aperto il diaframma fa aumentare la velocità di scatto e con un'alta velocità di scatto si riesce a fermare il soggetto. Questo è un soggetto molto delicato, ovviamente, e basta un soffio e lui va fuori fuoco. Siamo a 2,8 un 2 millesimo di secondo. Thank you.
Ragazzi, fa davvero caldo. Il sudore dalla fronte mi sta scendendo sugli occhi e comincia a farmi lacrimare. Dai, adesso mi sposto, faccio un altro scatto ad un altro fiore che ho trovato qui davanti e poi torno da voi. Restate con me. Ho fatto un po' di scatti lì con il 55 micronicor, ho fatto un po' di close up. Io a dire la verità non ero partito per fare fiori, macro, ero partito per fare dei panorami, quindi è lì che voglio fermarmi oggi. Andiamo avanti e poi vediamo, a tra poco. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. Allora ragazzi, sono in questo boschetto, fa un caldo terribile. Devo levare i capelli perché non ce la faccio più. Allora, la giornata sta prendendo una piega diversa, che è una piega che non volevo prendere perché volevo fare i panorami. E qui invece trovo talmente tante cose interessanti da fotografare che ovviamente dovrei cambiare programma e non voglio cambiare programma. Quindi mi sono fermato un po' con voi per fare il punto della situazione e decidere cosa fare. Perché effettivamente questo bosco è molto bello, se bene con alberi piccoli, però vedo dei fiori, vedo delle piantine, vedo delle forme, e qui ci sarebbe da fotografare fino a questa sera. Però mi sto imbucando, quindi se continuo ad andare avanti rimango nel bosco e poi non ho più tempo di andare oltre. Quindi vorrei tornare indietro e trovare un'altra posizione per fare quei panorami pieni di foschia. Quindi vi lascio per un po' da soli e poi torno da voi. Restate con me. Allora ragazzi, sono su un tornante di una provinciale dove il panorama si affaccia a strapiombo su una gola incredibile. Guardate, guardate che meraviglia. Ecco, ed è qui che volevo portarvi a scattare, a guardare il panorama con la foschia. Qui possiamo capire che anche con la foschia si può fotografare il paesaggio e chissà che in certe situazioni non sia
veramente un valore aggiunto, un elemento caratterizzante e determinante. Quindi io mi farò qualche scatto su questo panorama e poi ci sposteremo a fare altre cose più avanti. Restate con me. Ho trovato questo campo meraviglioso che è a metà tra il paesaggio selvaggio e il paesaggio urbano. Di qua ci sono le abitazioni, di là ci sono le abitazioni, adesso ve le faccio vedere, e poi più avanti abbiamo un'estensione molto importante, ma importante è anche il profilo delle montagne, laggiù in lontananza. Ecco, allora lì abbiamo abitazioni. Abitazione, qui è un campo coltivato dove è stato tagliato il fieno, come vedete ci sono le balle che sono sempre suggestive e interessanti, quindi mi farò qualche scatto qua e là con la foschia in profondità che fa da protagonista. E poi c'è anche quella casetta lì, quella piccolina lì che potrebbe essere divertente da fotografare come quinta. Allora abbiamo un 5 centesimo di secondo F8, anzi F10, sempre 200 ISO. Ovviamente adesso faccio uno scatto un po' più aperto a 11-250, che è per sa poco lo stesso, però una ne faccio un po' più aperta per avere questo colore del fieno tagliato, dell'erba secca in primo piano, tutto dorato. Per oggi sia abbastanza, non tanto per gli scatti perché vorrei ancora scattare, fotografare, ma la giornata di oggi è stata estenuante. C'è quest'afa, questa foschia che lo dimostra, che fa così tanto caldo perché tutta l'umidità sta salendo e crea questa cappa. Bene ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, è stato bello ritrovarvi dopo tanto tempo. Corro in questo periodo con la speranza di uscire ogni giorno con voi, ma poi alla fine non ci si riesce. È passato un tanto tempo, mi dispiace, ma spero di recuperare prestissimo. Mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, vi invito anche ad iscrivervi sui miei canali Instagram e Facebook, dove troverete anche foto diverse al di fuori dei video che faccio. Io vi ringrazio per avermi seguito, da Maurizio Vecchi è tutto, spero tanto di ritrovarvi qui la prossima settimana con un nuovo video. Ciao, a presto. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down.